Questo drone arriva fino ai 15 km di distanza, con 55 minuti di autonomia, sensori anticollisione a 360 gradi, intelligenza artificiale avanzata, waterproof, lavora dai meno 20 ai più 50 gradi. Stiamo parlando forse del nuovo Mavic Pro? Assolutamente no, stiamo parlando di questa bestia, il nuovo DJI Matrice 300 RTK. Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Michele. Solitamente non parlo di droni spiccatamente professionali, preferendo focalizzarmi su modelli più abbordabili economicamente e utilizzabili quotidianamente. Ma dato che me lo avete chiesto in tanti, questo è il nuovo DJI Matrice 300 RTK. RTK è l'acronimo di Real Time Kinematic, cinematica in tempo reale, ed è una delle tecnologie di posizionamento più precise in tema droni. E non solo. Permette una precisione nel posizionamento nell'ordine del centimetro. Ed è indispensabile in lavori come ad esempio l'aerofotogrammetria. DJI lo definisce un drone industriale e il suo prezzo parte dai 4-5 mila euro per la versione base, ma proprio base, in quanto si tratta di droni completamente personalizzabili in base all'attività che devono svolgere, dall'agricoltura alle ispezioni aeree alla ricerca e soccorso. Per questo motivo vengono fabbricati su misura da DJI e il loro costo complessivo può superare facilmente i 10.000 euro. Se da una parte è vero che droni come questo non sono assolutamente pensati per noi semplici hobbyisti, è anche vero che le tecnologie che troviamo su di essi saranno le stesse tecnologie che ritroveremo nei nostri amati droni ricreativi nei prossimi anni, come ad esempio motori ed eliche invertite sottosopra rispetto a quel che vediamo solitamente, che dovrebbero permettere maggior spinta, quindi più reattività e minor consumo di batteria. Non è quindi improbabile pensare che li vedremo in un ipotetico futuro Mavic Pro 4 o Mavic Pro 5. Al momento sono già utilizzate sull'apprezzatissimo Skydio 2. Altra caratteristica che forse vedremo nei prossimi anni anche sui droni ricreativi è l'intelligenza artificiale avanzata. Sul Matrice 300 questa permette di pianificare un percorso, pensate, composto da 65.535 diversi waypoint, ognuno completamente personalizzabile. È inoltre in grado di comprendere autonomamente le condizioni di volo a partire dall'intensità del vento e dalla potenza delle sue raffiche, fino alla presenza di altri droni o aerei o elicotteri nello spazio aereo, quindi adeguando autonomamente la velocità, l'altezza e la distanza massima. Praticamente volano da soli. Non per ultimi come importanza abbiamo il segnale radio in grado di spingere il drone fino ai 15 km di distanza, che prende il nome di Ocusync Enterprise. Sensori di ostacoli anticollisione in grado di percepire l'ostacolo da 40 metri di distanza. Una cosa assurda. Pensate che un comunissimo Mavic 2 Pro li percepisce a meno di 5 metri di distanza. Batterie autoriscaldanti che penso risolverebbero in un batter d'occhio non pochi problemi sui nostri droni. E tanto tanto altro che vi consiglio di scoprire voi stessi direttamente dalla pagina ufficiale del DJI Matrice 300 RTK tramite il primo link qui sotto in descrizione video. Bene, cosa dire in conclusione ragazzi? Beh, sicuramente questo nuovo DJI Matrice 300 RTK non è un drone adatto a noi hobbisti, ma è uno sguardo al futuro su quelle che saranno le caratteristiche principali dei nuovi droni ricreativi tra qualche anno. Mi avete chiesto anche di recensirvi questo drone, ma credetemi, va ben oltre le mie possibilità economiche. Anche se devo ammettere che mi piacerebbe pilotarlo, chissà, un giorno. So già quale sarà il commento principale qui sotto, ovvero: Michele, ma questo drone costa
tantissimo ed è bruttissimo. Beh, sì, ovviamente non è un drone pensato per essere bello, ma è un drone pensato per essere funzionale. E non sempre estetica e funzionalità vanno d'accordo. Ok, penso di avervi detto praticamente tutte le caratteristiche principali del nuovo DJI Matrice 300 RTK. Ovviamente ci sarebbe ancora tantissimo di cui discutere, perché c'è tanta di quella tecnologia in questo drone che è davvero affascinante, ma rischieremmo di entrare in un territorio fatto di tecnicismi, roba strana che nemmeno io riesco ancora a capire bene, quindi mi limito a quello che vi ho appena detto. Ora però voglio sapere voi cosa ne pensate di questo nuovo drone, e non solo, ditemi anche le vostre opinioni, impressioni su quelli che saranno i droni del futuro. Le caratteristiche che vi ho detto oggi le vedremo tra qualche anno oppure no? Magari le batterie autoriscaldanti, magari il range di 15 km, riusciremo un giorno ad arrivare sulla Luna con un drone? Beh, chissà, però parliamone insieme come sempre qui sotto nei commenti, mi piacerebbe discuterne insieme a voi. Invece qui sotto in descrizione video troverete i link per acquistare questo drone. No, sto scherzando ragazzi, non credo sia acquistabile da noi gente comune, ma troverete comunque i link per entrare nel nostro canale Telegram ufficiale delle offerte Tech Best Deals, dove pubblico offerte su tantissimi droni e altri prodotti tecnologici, e anche i link per il nostro gruppo Facebook Droni e Tecnologia Italia, dove vi consiglio di entrare perché parliamo di droni e tecnologia in anteprima italiana, e anche il link per la nostra pagina Instagram ufficiale. Vi aspetto! E infine, se volete supportarci, vi ricordo che tutti i nostri contenuti sono totalmente gratuiti per voi, non vi chiediamo nessun abbonamento, ma se volete ci basta un semplice e gratuito like, un commento, una condivisione, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto e attivate la campanellina per non perdervi le notifiche dei nostri nuovi prossimi video. E direi che questo è tutto, noi ci diamo appuntamento al prossimo video, sempre qui su Addicted to Tech. Ciao ragazzi!